Il presidio è stato lanciato in solidarietà a quello che è stato l'arresto di un rapper catalano, Pablo Hasél. Una situazione, un caso non isolato lì in Catalogna. Noi da sempre abbiamo appoggiato comunque con il contatto anche degli studenti catalani, e in particolare questo fatto fu molto grave perché l'arresto avvenne dentro l'università, e da questo poi partirono soprattutto fortissime mobilitazioni ancora in corso. I giovani scesi in piazza sono veramente migliaia e parlano delle condizioni che affrontiamo anche noi giovani qui in Italia, quindi disoccupazione, difficoltà economiche, peggioramento delle condizioni di vita e un futuro di cui molto spesso sentiamo parlare. Durante il presidio abbiamo fatto un attacchinaggio con un cartello della grafica che avevamo preparato, un attacchinaggio con acqua e farina, quindi assolutamente niente di distruttivo per il palazzo storico che rappresenta l'università, e tant'è che i segni non si vedono più. E quello che ci è stato fatto, appunto, sono stati sanzionati questi due nostri compagni di Noi Restiamo dalla Digos, che come sempre era lì presente e che ci ha dato quindi quasi 1000 euro di multa da dover pagare per un foglio di carta appeso di fatto. Quello che però stiamo cercando di portare avanti è il percorso sempre su Pablo a livello nazionale, quindi a breve usciranno delle nuove, stiamo continuando a far girare l'appello, quindi chiunque voglia firmarlo è libero di contattarci. Anche qui la nostra condizione parla chiaro, e quindi sempre di più la necessità di imporre una rottura a questa condizione, a questo stato presente di cose, è necessaria, e non potremo farla se non noi alzando la voce e organizzandoci.